Il parcheggio dell'antiquarium del comune è trasformato in un piccolo cinema per la proiezione di documentari e filmati d'epoca sulla Vara e sul Ferragosto messinese. È una delle iniziative dell'assessore alla cultura Daniela Ursino, realizzata in collaborazione con il Comitato Vara, in attesa della grande festa, la valorizzazione della memoria. Ricordare ai messinesi questa grande manifestazione al di là di quel momento straordinario che è la processione e anche di far vedere per quanto riguarda l'azione del Comitato le migliorie apportate nella esecuzione di questa processione che è stata certamente migliorata negli ultimi decenni. La location, che sarà nuovamente utilizzata l'8 e l'11 agosto per altri appuntamenti culturali, è antistante i locali della mostra permanente dedicata al Ferragosto messinese. Qui è possibile ammirare le raffigurazioni storiche del tradizionale evento. Questa è la più antica raffigurazione della Vara, è del 1644 e proviene dall'opera del Samperi, Placido Samperi. Sono numerose le raffigurazioni del carro trionfale fatte dai viaggiatori del Grand Tour, soprattutto nel Settecento, ma ancora nell'Ottocento, sia francesi, inglesi, tedeschi, che vengono colpiti da questa straordinaria processione messinese.